Ben trovati amici di Roma Ora! Ciao ragazzi, allora siamo in piazza di Santa Apollinare, questo è Palazzo Altems. E perché siamo qui? Museo Nazionale Romano, perché andiamo a vedere una mostra, eccolo là, 10 viaggi nell'architettura italiana. Andiamo a vedere di cosa si tratta e andiamo anche a farvi vedere Palazzo Altems. Eh sì ragazzi, uno dei palazzi più belli di Roma, dove ha sede il Museo Nazionale Romano, è una delle sedi. Qui l'ingresso, il suo meraviglioso cortile, dove appunto si trova l'installazione. È difficile mostrare ora, in questa cornice strepitosa, la totalità di questo progetto, ma abbiamo un sistema per farvi cogliere al volo quello di cui stiamo parlando. Andiamo, andiamo. Abbiamo il punto perfetto per poter godere al 100% di questa installazione. Ovviamente un punto sopraelevato, e una delle preziosità di queste installazioni è proprio quella di stare all'interno del Palazzo Altems e quindi avere anche la possibilità di visitare il palazzo e nelle sue sale, nelle sue collezioni. In questo momento saliamo dallo scalone d'onore. Pronti? Eccolo qua. Benvenuti in Italia. Guardate che meraviglia, lo stivale italiano con le sue isole inserito all'interno del cortile di Palazzo Altems. Questa esposizione, intitolata appunto 10 viaggi nell'architettura italiana, raccoglie le fotografie di 11 fotografi under 40. È un'esposizione itinerante perché prima di arrivare qui è stata esposta alla Triennale di Milano per poi inserirsi in questo scenario spettacolare del cortile di Palazzo Altems. La mostra sarà visitabile dal 24 giugno fino al 4 settembre 2022. È una mostra che valorizza il patrimonio architettonico contemporaneo in tutta l'Italia ed è un vero e proprio viaggio fatto da questi fotografi che hanno appunto raccontato l'architettura italiana. Dopo scenderemo e faremo anche noi un'immersione nelle regioni italiane, ma prima andiamoci ad affacciare nella loggia più bella di questo palazzo. Andiamo! Ecco una delle prime sale ad accoglierci, la sala delle prospettive. Con questi affreschi che sono stati riscoperti dopo il restauro. Ma proseguiamo e andiamo verso la loggia, ma ci soffermiamo un attimo qui dove c'è un'altra statua, la statua di Ares, restaurata da Gian Lorenzo Bernini nel 1622, che ha portato proprio delle integrazioni a questa statua della collezione Ludovisi. C'è proprio la differenza dei marmi. Wow ragazzi, che meraviglia, spettacolare. Ed è qua, il nord Italia, verso sud. Come vedete anche da qua si gode molto bene l'installazione, però ragazzi qua si rimane anche estasiati da questa incredibile balconata, questa una loggia incredibile, sì, questi meraviglioso, mamma mia, vedete, un pergolato tutto sfondato pieno di uccelli, sono raffigurati tantissimi uccelli ed è realizzato alla fine del 500, sempre per volontà di Marco Sittico Altems. Tra i tanti uccelli vedete che compare anche il tacchino, perché siamo dopo la scoperta dell'America. Questa è anche detta la loggia dei 12 Cesari, perché come vedete ci sono questi busti, questi ritratti meravigliosi degli imperatori romani. Abbiamo appena superato Marco Aurelio, questo è Lucio Vero, e nelle lunette della volta, tra il Gallo, in questo caso è un'oca, si trova uno dei tanti arieti rampanti, simbolo araldico della famiglia Altems.
Ma le sorprese di questo palazzo non finiscono, perché qui si trova anche una chiesa, venite. No! La piccola chiesa di Santa Maria della Clemenza, detta anche di Santa Niceto. Che meraviglia! Un tesoro nel tesoro. Questa è la sacrestia. La sua piccola cupoletta. E adesso ci tuffiamo letteralmente nella nostra penisola. Venite, calpestiamola. Partiamo dal nord. Precisamente dal Veneto. E qui ci sono tutte le foto, no, dell'installazione di queste architetture contemporanee della nostra penisola. Le fotografie esposte, non so se qui, ma sicuramente alla Triennale, erano almeno 110, ma quelle realizzate dai fotografi erano circa 3.000. Guardate questa contrapposizione, sì, tra l'architettura e la natura. Ma questo è un disegno qui. E grazie a questa mappa è possibile comprendere poi il percorso, il vero e proprio viaggio fatto dai fotografi in Italia. Vedete, questo non è Barcellona, ma è Casa Gianoglio, Bergeggi, provincia di Savona, la fotografa Allegra Martin, e noi possiamo seguire i fotografi proprio perché, vedete, ci sono i percorsi che loro hanno proprio fisicamente fatto, vedete qui lungo la costiera Ligure in questo caso. Guardate che belle queste foto. Fino alla nostra Roma, Flavia Rossi, questa è l'Accademia di Danimarca, e qui seguiamo il percorso di Flavia Rossi. Questa è la casa sperimentale di Fuoricino. Qui c'è Paolo Lindorf, il museo e l'aula ottagona alle Terme di Diocleziano. Cari amici, Palazzo Altems, il Museo Nazionale Romano vi aspetta, e soprattutto la mostra 10 viaggi nell'architettura italiana. Questa, come sempre, è Roma Ora. Roma mentre accade.